L'Endless è un EduLARP che nasce in seno a un progetto molto più ampio. Si tratta di fornire un'espansione dell'offerta formativa attraverso la didattica esperienziale, quindi una didattica in cui ogni singolo studente, ogni singola studentessa non sia un elemento passivo all'interno della formazione, ma divenga proprio un elemento attivo. La nostra scuola in questi anni ha portato avanti delle dinamiche, oltre alla didattica tradizionale, con molti tentativi di didattica innovativa. Questo ha permesso la crescita di ogni studente, sia a livello singolo sia a livello di gruppi, ma il livello qualitativo della scuola è cresciuto proprio grazie a queste nuove tipologie di didattica. EduLARP, gli Educational Live Action Role Play sono delle attività ideali, molto duttili per costruire e lavorare sul protagonismo giovanile. In un EduLARP ogni singolo studente, ogni singola studentessa è protagonista della propria storia, quindi nel momento in cui vive la sua storia la scrive. E la forza all'interno di un EduLARP sta anche nel fatto in cui ogni singola scelta ha un peso sull'evoluzione della storia e l'evoluzione stessa degli eventi prende una piega differente in funzione delle scelte dei protagonisti. Questa è un po' la chiave, oltre per il fatto che non serve una vera e propria abilità attoriale o aver frequentato corsi di recitazione. L'EduLARP si fonda proprio sull'improvvisazione, si fonda sull'immedesimazione e quindi ciascuno può calarsi completamente nella parte per poter vivere il proprio segmento di narrazione. Questo ambizioso progetto, mai tentato prima in Italia e neanche forse in Europa, rappresentava una sfida straordinaria per la nostra società. Siamo abituati a far vivere esperienze da adulti, a volte bambini di scuole elementari e medie, solo per poche ore. Ma questa era la prima volta che affrontavamo una live experience di 20 ore continuative, compresa la notte, completamente in outdoor per ben 50 studenti. Durante il debriefing una discussione è stata avviata per inquadrare la metafora geopolitica nel corretto quadro teorico e riflettere più analiticamente su ciò che si è interpretato. Tra i sentimenti a caldo è emersa una generale euforia per l'esperienza accompagnata da un senso di spossatezza dovuto alla notte insonne e alla lunga marcia nel bosco. Perché si migra? Questa è la domanda che ha dato inizio alla nostra riflessione. Perché dover lasciare la propria casa, i propri cari, un posto in cui vivere, andando in uno stato dove si è visti male, senza avere anche un tetto sulla testa? Il nostro scopo era quello di dare una risposta a tutte queste domande. Avremmo potuto farlo mettendo in scena uno dei tanti fenomeni migratori attualmente presenti, ma abbiamo invece preferito raccontare una storia di fantasia, una storia di fantascienza, prendendo però spunto da qualcosa che aveva sconvolto le vite di tutti noi. Il Covid-19. A causa della pandemia abbiamo avuto un sacco di ritardi, abbiamo dovuto riguardare tutto il progetto dall'inizio. Ogni singolo passaggio era diventato un problema, dal vitto all'alloggio, al far dormire i ragazzi tutti insieme, a spostarli. Il Covid-19 è stato per noi un ostacolo enorme. Per un anno non abbiamo potuto organizzare alcun tipo di evento di questo tipo. E l'Endless era per noi il nostro grande ritorno sulla scena. Qui abbiamo dovuto fare i conti con le varie restrizioni. Abbiamo per questo immaginato un futuro distopico. A 3 anni da oggi, a causa dell'epidemia di Covid-23, molti stati, come l'Italia, sono completamente nel caos, in mano a bande armate, gruppi paramilitari e questo o quell'altro governo provvisorio. Per i civili, l'unica salvezza possibile è scappare verso nord, verso gli stati come la Germania o Danimarca, in cui ancora esiste una parvenza di ordine democratico. Per farlo, però, è necessario attraversare quello che è diventato ormai un regime dittatoriale e crudele, la Svizzera. Abbiamo camminato per 5 ore giù per il bosco nella montagna e io facevo parte dal gruppo dei criminali e c'erano altri due gruppi oltre al mio, quello della resistenza e quello dei cittadini. E noi eravamo i disillusi, ovvero coloro che avevano capito che per raggiungere la Svizzera, ovvero la libertà, era necessario sporcarsi le mani. Il mio amico era stato catturato dalle guardie mentre cercava di oltrepassare il confine per raggiungere la Svizzera e in quel momento ho capito cosa volesse dire perdere un amico, una sensazione brutta che mi spinse a provare a liberarlo e lo feci insieme ai due miei amici che però mi lasciarono in balia alle guardie e quindi venne catturato anch'io.
Alcune app e mappe sono state utilizzate per tracciare il percorso nei boschi. Ciò ha permesso di espandere le competenze spaziali che difficilmente trovano applicazione all'interno dell'aula scolastica. All'inizio del gioco, ciascuno studente ha ricevuto una busta, dentro la quale poteva trovare due biglietti, due piccoli segmenti narrativi che gli raccontavano come la sua vita e la sua personalità erano state cambiate prima dal Covid-23 e poi dalla guerra civile. Alcuni di loro erano diventati forse più altruisti, più gentili, più attenti ai bisogni degli altri, ma la maggior parte, come spesso accade in guerra, erano diventati più egoisti, più cinici. Inoltre, sempre in queste buste, potevano trovare oggetti, informazioni, soldi, documenti, insomma, alcune piccole cose che li avrebbero aiutati durante la difficoltosa attraversata verso la Svizzera. Oppure potevano trovare niente di tutto questo e iniziare il viaggio completamente soli, senza soldi, documenti, amici, e fare di tutto per trovare qualcosa che li avrebbe potuti aiutare. C'era una guardia che voleva qualcosa da noi. Ci voleva portare fino alla frontiera per poi rimandarci indietro dove eravamo venuti. La nostra guardia c'era venuta a parlare, ma poi abbiamo sentito delle urla e la guardia era scomparsa. Abbiamo allestito l'hotspot per migranti utilizzando tende della protezione civile e tensostrutture per simulare gli edifici dell'anagrafe, dell'infermeria e la direzione del campo. In particolare abbiamo utilizzato circa 300 metri di reti metalliche poste intorno ai luoghi di raccolta fornite di pochissime uscite. Ben 23 figuranti hanno interpretato la parte dei militari, alcuni onesti, altri corrotti. Alcuni buoni, altri dispotici. I soldati hanno sottoposto gli studenti a diverse situazioni sgradevoli, lunghe attese e molte angherie. Buonasera, signori Porcellini. Volevamo passare il confine così, vero? Dai, giù tutti quanti, forza! Muovetevi! Dai! Guarda, tutti i filandiani, dai, camminare, forza! Muovetevi! In sole 20 ore mostrare e far vivere ad ogni partecipante la fatica che un migrante deve sopportare per nel suo lungo e pericoloso viaggio è ovviamente impossibile. Ci possiamo unicamente affidare a quella che è la simulazione, a partire dalla fatica. I ragazzi hanno dovuto camminare lunghe ore nei boschi, hanno dovuto nascondersi dai soldati, sono stati trasportati all'interno di furgoni, si sono trovati a dover trafugare documenti, aiutare altri migranti ad attraversare il confine e talvolta fare anche scelte difficili, tra cui perfino tradire i propri amici. Quando è scesa la notte è arrivato anche il freddo. Eravamo nella piana dell'hotspot messi in fila per svolgere le burocrazie. Poi ci hanno portato in delle grandi tende recintate e lì abbiamo potuto coprirci. E era la prima volta che mi sono resa conto cosa volesse dire non avere un posto caldo dove riposare e qualcosa per coprirsi. Prima di vivere l'esperienza abbiamo analizzato insieme ai partecipanti le tematiche delle DULARP, come ad esempio lo spostamento, le burocrazie e anche l'innalzamento dei muri, che non erano fatti per proteggerci ma per dividerci. Alle 4 di notte siamo dovuti andare in mezzo al bosco per avere un contatto con un infiltrato che doveva passare il confine in una maniera losca. Noi lo dovevamo aiutare. L'infiltrato si trovava dall'altra parte del lago e per farci vedere abbiamo utilizzato un fumogeno rosso. Abbiamo attraversato una vecchia cava e alla fine siamo riusciti a trovarlo. Le guardie usavano metodi violenti e per simulare la vita del campo e non potendo farci del male ci costringevano a fare piegamenti e flessioni sulle gambe a qualsiasi ora del giorno o della notte. E se osavamo rispondere a queste provocazioni era ancora peggio. Ad esempio ci rovesciavano gli zaini in cerca di cibo, documenti e soldi, a volte rubando anche i nostri viveri che avevamo da parte per la sera. Tutte queste loro azioni non fecero altro che incrementare in noi il significato della parola sopruso. Devi stare zitto, non mi devi rispondere. Ah, questo? Devi stare zitto! L'intento di Landless è stato provare una via diversa, quello di mettersi nei panni degli altri. In uno scenario ricco di contraddizioni e chiavi di lettura diverse, quali sono quelle della geopolitica contemporanea. Affinché il pensiero dell'immigrazione non si mescoli con emozioni di tristezza e pietà, ma più autenticamente con sentimenti di dignità e giustizia. Degli esempi su cui noi abbiamo potuto lavorare e far crescere la nostra utenza è stato il tema dell'immigrazione. I vari progetti portati avanti hanno permesso sia una crescita dei ragazzi ma anche a far crescere in loro tutti i sentimenti che provano i vari migranti nel tentativo di fuga dai loro paesi di origine. Io credo che la scuola del futuro debba avere sempre più innovazione e meno didattica tradizionale. Landless è stato un viaggio,
un percorso formativo in cui i partecipanti hanno potuto elaborare le tematiche in maniera differente, non come i mass media tendenzialmente mostrano l'argomento, ma come loro l'hanno vissuto. Un percorso formativo che porta a delle riflessioni utili per trasformare le nuove generazioni in quelli che possono essere degli ottimi cittadini del futuro.